passo per la nostra splendida regione. In modo particolare questa mattina comincio con così una trasferta in quella porzione della nostra Emilia e della nostra città in modo particolare che si lega al nome di un grande artista che è appunto Graziosi. C'è uno splendido progetto messo a punto da alcuni studenti giovanissimi che insomma si sono dati da fare per trovare anche un modo per rileggere, reinterpretare l'approccio con l'arte nelle nostre città. Un bellissimo progetto e ve lo vado proprio a presentare attraverso i suoi protagonisti, almeno una piccola porzione di essi. Do il benvenuto a Miranda Manchisi. Buongiorno, buongiorno Miranda, benvenuta. Buongiorno. Studentessa dell'Istituto d'Arte Venturi, benvenuta alla dottoressa Cristina Stefani, buongiorno, curatrice del Museo Civico d'Arte Gipsoteca, appunto Giuseppe Graziosi, ed infine ben trovata la dottoressa Antonella Battilani, docente dell'Istituto buongiorno. D'Arte Venturi, buongiorno, buongiorno davvero, benvenuti e grazie buongiorno. Per l'opportunità che ci date di parlare appunto di un progetto che è davvero molto interessante e che insomma si concretizza oggi ma ha già un bel sapore di futuro, insomma probabilmente c'è davvero molto da pensare anche attorno a ciò che sarà il nostro modo di vivere l'arte e le città come le nostre che contengono ed esprimono arte da qui in poi. Insomma, parliamo di questo splendido progetto, un progetto appunto dedicato al Graziosi, curato dall'Istituto d'Arte Venturi e grazie al quale si è aggiudicato tra l'altro un primo premio nell'ambito del concorso I Love Beni Culturali. Innanzitutto, prof, un bel riconoscimento per lei e i suoi ragazzi, naturalmente. Certo, ovviamente, anche ai nostri partner, che è il Museo Civico d'Arte, con il quale l'anno scorso, in alcune calde giornate estive, abbiamo messo a punto questo progetto e siamo partiti con l'intento di valorizzare le nostre due gipsoteche. La Gipsoteca del Venturi, che è la Galleria delle Statue, ma principalmente la Gipsoteca Graziosi, che è il Palazzo Sant'Agostino, il Palazzo dei Musei, ed è gestita dal Museo Civico d'Arte. Allora, come collegare queste due realtà che sono bellissime ma un po' misconosciute a Modena? Sì. L'abbiamo fatto attraverso la figura del Graziosi, perché poi si è formato l'Istituto d'Arte Venturi e ci siamo accorti che in città ci sono tantissime tracce del Graziosi, ma sono talmente davanti ai nostri occhi che le persone poi non se ne accorgono più. Quindi abbiamo collegato tutte le fontane che sono in, appunto disseminate in giro per la città fino a così includere anche il mercato coperto Albinelli, quindi abbiamo fatto rientrare anche il tema food legato all'Expo, facendo così, così chiudendo un cerchio e soprattutto valorizzando davvero quello che è sotto agli occhi di tutti ma che i modenesi stessi tendono a dimenticare. La figura del Graziosi è stata veramente riscoperta tramite questo progetto. E allora Stefani, che bisogno c'è appunto di iniziative di questo tipo e quanto è vero che proprio le opere d'arte, quelle che abbiamo più palesi, quelle più sotto al naso, sono quelle che ahimè maggiormente finiamo per ignorare? Sì, certo, ma io sono più fiduciosa. Io penso che in realtà tutti i cittadini modenesi conoscano Graziosi, magari senza saperlo, perché come ricordava Antonella, le sue opere ci accompagnano quotidianamente nei nostri tragitti in centro storico, penso in particolar modo alle fontane, quindi alle opere che questo progetto valorizza. Le sue opere fanno parte, sono parte integrante del tessuto urbano e in un qualche modo percepiscono e scandiscono anche il nostro modo di vivere la città e i suoi spazi. Graziosi è stato un artista versatile, un grande sperimentatore, lui era attivo come pittore, come scultore, come incisore ed è un artista che nonostante la permanenza e la residenza a Firenze, a Milano, perché lui è stato, non dimentichiamolo, ha insegnato all'Accademia di Belle Arti, ecco, Graziosi ha mantenuto un rapporto costante e privilegiato con Modena e in particolar modo con San Vignano sul Panaro, perché lui è nato a Savignano nel 1879. Ecco, quindi il lascito alla città di Modena è una trama di opere pubbliche che costituiscono un vero e proprio museo scultoreo all'aperto e che questo itinerario cross-mediale valorizza appieno, proprio connettendo in modo particolarmente evidente le opere al contesto, alle trasformazioni della città, perché sono state realizzate negli anni 30, quindi in un momento storico particolarmente importante
per la nostra città. E connettono Graziosi e la nostra città anche al panorama artistico nazionale, nel senso che Graziosi, non dimentichiamo, ha avuto un ruolo importante, ha partecipato per esempio a tutte le esposizioni di Venezia, le Biennali di Venezia, dal 1903 fino al 1942, l'anno della morte. Quindi il Museo Civico d'Arte ha accolto con grande piacere l'invito dell'Istituto d'Arte. È stata un'esperienza straordinaria, anche perché abbiamo prodotto un itinerario che rimarrà in modo permanente per tutti, per cittadini e per turisti. Ne approfitto per ricordare che le mappe dell'itinerario possono essere ritirate presso l'Ufficio Informazioni Turistiche e al piano terra di Palazzo dei Musei. Allora, adesso piano piano entriamo anche nel merito di questo progetto, perché vogliamo poi esattamente capire di che cosa si tratta. Innanzitutto chiedo a Miranda che cosa ti ha interessato di questo progetto in modo particolare, e questa figura, la figura del Graziosi, la conoscevi prima? Se sì, no, e dopo che cosa è diventato, insomma, come l'hai... Io parlo non solo per me, sì, ma anche per i miei compagni di classe che non sono qua in questo momento. Certo. Il Graziosi l'abbiamo conosciuto soprattutto grazie alla prof, che ci ha dato la disponibilità di, appunto, di conoscerlo. Non solo a lei, grazie anche a Cristina e alla nostra prof di storia dell'arte che, visto il progetto, ci hanno informato su tutte le sue opere, sulla sua vita e sugli altri elementi. Ci ha interessato molto il poter conoscere un artista del quale non si sapeva praticamente neanche l'esistenza, che sì, conoscevamo le statue perché sono sotto gli occhi di tutti, sì, come la Fontana dei Due Fiumi, che vediamo praticamente tutte le mattine, e poter capire chi è che l'ha realizzata, quindi sì, soprattutto per questo. Naturalmente, poi il tutto così, insomma, diciamo, riletto, riassemblato in chiave assolutamente contemporanea, perché, certo, appunto si parla di strumenti comunicativi cross-mediali. Allora, innanzitutto, che cosa si intende per tutto ciò, prof, e qual è la chiave, insomma, sì, attraverso la quale appunto si è reso Graziosi in questo progetto, Graziosi Round? Sì, appunto, la parola chiave è proprio cross-mediale, sì, perché si avvale di un percorso misto, sia cartaceo, quindi la mappa, ma anche con strumenti web. I ragazzi, infatti, hanno coordinato tutta una serie di azioni rivolte a dare un'immagine complessiva al progetto, quindi attraverso la mappa, attraverso tutto quello che abbiamo diffuso in via cartacea, dall'impaginazione delle ricette fatte dall'Istituto Spallanzani alle varie cose, inviti, locandine, ma soprattutto gli strumenti web, che sono un sito attraverso il quale si possono approfondire quegli aspetti che non sono stati inclusi nella mappa appositamente, per tenerla a disposizione in modo leggero, fresco, per i visitatori che potranno richiederla così presso lo IATO, presso il museo. Sì. Gli strumenti, appunto, internet e Facebook sono stati gli aspetti che hanno interessato di più i ragazzi, perché li hanno gestiti così come fa un'agenzia di comunicazione, certo, ai nostri tempi. I titoli, certo. Quindi Facebook è stato gestito in una maniera intelligente, sono stati programmati post che mano a mano facevano scoprire lati inediti di questo personaggio illustre modenese. A questo proposito vorrei citare una specie di scoop che abbiamo fatto in corso, sì, d'opera, sì, ed è la scoperta, fra l'altro era una mia amica, ma mi è venuto in mente in questa occasione, che era la figlia del Panaro, come abbiamo detto, sì, chiamato il, sì, nostro video. Cioè, lei ci ha dato un importante contributo, perché ci ha raccontato che il padre era uno dei modelli che il Graziosi usava maggiormente, ed è il Panaro. Ed è il Quindi Panaro, la figlia del Panaro. Lei ci ha raccontato anche le emozioni che le scatena ogni volta che passa per Largo Garibaldi. Ed è una testimonianza che si può comunque vedere scaricando il video dal sito www.graziosiround.it, dal quale, appunto, sì, ognuno di noi può così visitare, percorrere la città, ma anche le emozioni, come vi dicevo, in vario modo. E allora, si può vedere questo video scaricandolo dal sito graziosoround.it, ma anche guardando semplicemente Detto tra noi in questo momento, perché chiedo proprio alla nostra regia di trasmetterci appunto questo video della figlia del Panaro. Oh, you got the feeling.
feeling that I know is real, real, real. It's in the way you look, it's in the way you love, and I can see that this is real, is real. It's in the way you talk, it's in the way you touch, and I can see, this is real. Insomma, no, in effetti, allora, per vedere questa intervista della figlia del Panaro, il consiglio è quello di andare sul sito graziosoround.it, perché in questo momento non era disponibile all'interno della nostra regia, però insomma ci siamo tuffati attraverso questo montaggio, questo video, nel clima e anche un po' così nell'atmosfera di questo lavoro operato dai ragazzi. Innanzitutto un percorso che appunto parte dalla Gipsoteca Graziosi, sì, e arriva fino al Venturi, sì, un po' a tappe, anche a voler ricostruire la complessità dell'esperienza e della, sì, personalità, sì, sì, appunto di Graziosi, no Stefania? Sì, è un percorso articolato ma estremamente semplice. Il punto di partenza ideale sarebbe la Gipsoteca Giuseppe Graziosi, come ricordava Antonella, che è ubicata a Palazzo dei Musei a Piano Terra, ed è un luogo privilegiato perché consente ai visitatori di immergersi completamente nel variegato universo espressivo dell'artista, perché in pochi metri quadrati si ha la possibilità di rivivere le tappe salienti del suo percorso artistico in un arco temporale che va dagli esordi fino alla maturità. Ecco, da qui si prosegue per Piazzetta San Giacomo, dove c'è la fontana con la sorgente, tra l'altro un'opera che è stata nella sua versione in bronzo esposta alla Biennale di Venezia degli anni 20, un'opera che rivela ancora una volta l'interesse e richiamo di Graziosi per tradizione figurativa italiana, che privilegia in particolar modo il recupero dell'arte rinascimentale. Lo Graziosi lo fa in modo sempre originale e personale. Si passa in San Francesco, dove c'è appunto la fontana di San Francesco, si arriva al Mercato Coperto, un luogo magico con l'erbivendola, e poi si prosegue ancora alla fontana dei due fiumi, dove appunto ci sono il fiume Panaro e il fiume Secchia, che forse è l'opera, anzi senza il forse, è l'opera più impegnativa di Graziosi, l'opera monumentale più grande e più impegnativa. E poi si prosegue all'Accademia non di Belle Arti, ma all'Accademia l'Accademia Militare, grazie Miranda, preparatissima Miranda, certo, questa, e questa è una dimostrazione. Protagonisti, studenti, veramente. L'Accademia Militare, dove in pochi lo sanno, però sì, sulla Balaussa ci sono quattro statue meravigliose realizzate da Graziosi negli anni 20. Si passa appunto in Accademia di Belle Arti, all'Istituto d'Arte, con la Galleria delle Statue, dove non ci sono opere di Graziosi, però come ricordava Antonella, è un luogo importante perché Graziosi si è formato in quel luogo prima di raggiungere altre capitali come Roma e Parigi. E poi altro luogo che pochi conoscono, soprattutto conoscono poco l'opera che si conserva all'interno, è il Duomo, un Cristo degli anni 20, realizzato in terracotta policroma, che in un qualche modo dimostra come Graziosi recuperasse anche la nostra tradizione, in particolar modo le opere di Mazzoni e Begarelli. Altre opere poco conosciute sono quelle in Palazzo Comunale, con un busto bellissimo del sindaco Luigi Albinelli, molto mosso, molto dinamico, e un bellissimo dipinto che è riposo nei campi. E poi si conclude in piazza 20 settembre con il Putto Conoca, anche se in realtà quella statua è una copia, perché l'originale è stato portato in Gipsoteca a Graziosi per motivi conservativi. Insomma, anche questa complessità, questa rotondità, sì, no, di, sì, questo percorso, sì, dà anche, sì, il senso del nome del progetto, insomma, Graziosi Round. E allora la nostra
nostra Miranda preparatissima. Voglio però sentire anche le voci dei tuoi colleghi, studenti che appunto assieme a te hanno elaborato questo progetto. Sentiamolo in questa, appunto, in questo piccolo stralcio di interviste che avete realizzato. Il progetto Graziosi Around è un percorso che rende partecipi diverse organizzazioni e diverse istituzioni. Le opere dei Graziosi non sono tutte raggruppate in un unico museo, ma sono sparse in giro per Modena, quindi sono visibili da tutti i giorni. Trovo che sia stata una bellissima trovata, cercare di valorizzare un artista in Italia praticamente sconosciuto, nella zona ancora di più, seppure in giro per Modena ci siano molte opere di questo artista. Questo progetto è stato molto bello, interessante, ha aiutato molto la cultura modenese. La cosa che mi è piaciuta di più è stata il fatto che abbiamo la possibilità di lavorare con molte associazioni anche per la città, che comunque ci sono venuti incontro in questo progetto, e di sensibilizzare le persone su un artista che a primo impatto magari non conoscono. Penso che in città, la città sia stata anche piuttosto abbellita da queste opere, perché comunque è stato un artista che ha, diciamo, molto influenzato l'arte ed è stato molto importante nel periodo in cui ha vissuto. E secondo me questo progetto può aiutare i cittadini a scoprire cosa abbiamo realmente nella nostra città. E allora Miranda, dicevamo, questi sono alcuni dei tuoi compagni di classe, ma non esatto, solo, perché è un progetto che insomma usciva anche dalla singola classe, no? Coinvolgeva l'istituto in maniera molto più ampia, vero? Esatto, grazie. Sempre grazie alla professoressa Antonella Battilani. Sono Quanti state più si sta conquistando oggi la nostra Miranda, veramente, praticamente promossa, pieni voti in tutte le materie. Non ma... Esatto. È verissimo, perché sì, comunque ci ha dato la possibilità di entrarci veramente dentro questo progetto. E noi dell'ufficio stampa, quindi io e altri due ragazzi, abbiamo mantenuto i rapporti con tutte le classi, soprattutto anche per le pubblicazioni di Facebook che, come ha detto la prof, aggiornavano certo, giorno per giorno il lavoro di tutti quanti. Quindi le foto, le installazioni che sono state poi applicate sia in gipsoteca, nella gipsoteca comunale, che nella gipsoteca del Venturi. Sì. Quindi è stato veramente un lavoro enorme e importante, quindi sì. Prof, com'è stato coordinare anche tutto questo lavoro? Com'è nato anche, insomma, l'organizzazione del progetto stesso? Tenere le fila di tutto quanto forse non sempre facile, però insomma i ragazzi hanno dimostrato grandissimo certo, entusiasmo. Certo, loro sono stati collaboratori fantastici. Devo dire che anche i colleghi hanno molto apprezzato proprio la diversità, no, degli approcci e delle varie competenze, quindi abbiamo avuto la partecipazione, oltre che del corso di grafica, la partecipazione del corso di corso professionale di grafica con il professor Tedeschi, sì, gli insegnanti storia dell'arte Morico e Maiocco, dimenticherò sicuramente qualcuno, insegnanti di fotografia, quindi competenze molto anche variegate, varie, certo, ma non solo, abbiamo anche collegato le competenze di altre scuole, sì, perché per esempio Cristina citava Savignano, abbiamo anche l'Istituto Spallanzani di Savignano che ha fatto una ricerca sul paesaggio, di come è cambiato il paesaggio nel corso del tempo, rafforzando così anche l'aspetto di Graziosi e il suo rapporto con la terra d'origine, con il lavoro della terra, certo, e con questi e aspetti che nella certo sua opera sono piuttosto importanti. L'altra collaborazione molto bella è stata con l'alberghiero di Serra Mazzoni, che ha curato il buffet finale della giornata dell'evento del 9 maggio. Un'altra collaborazione che voglio citare è quella del taxi Cotamo, sì, perché in città vedrete girare almeno 4 taxi con le immagini del Graziosi Around, sì, abbiamo fatto una selezione di opere e quindi anche il Cotamo ci aiuta a diffondere questo progetto in città. E allora volevo proporre anche un altro piccolo stralcio, un video, perché veramente avete lavorato tantissimo, sì, volevo anche insomma così valorizzare quello che è il vostro sforzo, appunto nell'ambito della così anche del collegamento a quello che è il terreno delle tradizioni, della nostra identità culturale. C'è un video in modo particolare che si collega all'arte della panificazione, al fare il pane, poi ci spiegate il perché, vediamolo intanto.
domanda, cosa c'entra il fare il pane con la figura, l'opera del Graziosi? Come mai vi siete soffermati su questo aspetto? Allora, ci siamo collegati soprattutto con la conservazione dei beni materiali, quali il cibo in questo caso, sì. Collegandoci al mercato Albinelli, che è una conservazione delle tradizioni. Anche abbiamo fatto anche proprio una ricerca sul mercato Albinelli, come è nato, come è stata la trasformazione dalle piazzaiole al mercato in sì. sé per sé. E dei nostri compagni sono andati di notte, lo specifico, perché era molto, è molto, gli ha toccati molto questo aspetto. Immagino, e hanno immagino. Fatto queste riprese proprio al fornaio che mentre che faceva il suo pane, lavoro. Certo, sì, sì, sì. Sì. E, sì. È proprio una conservazione per i cioè oltre ai beni materiali che ci ha lasciato lui, sì. che possiamo vedere tutti i giorni, i beni che abbiamo a tavola tutti i giorni e di cui possiamo fare uso. Naturalmente, insomma, è un collegamento anche con la nostra realtà, con sì. la nostra quotidianità, il nostro impegno anche per il futuro, che passa anche dalla valorizzazione di ciò che, appunto, lo dicevamo prima, abbiamo sotto il naso. Insomma, dobbiamo imparare a conoscere e ad apprezzare. Esatto. Un messaggio davvero senza tempo, poi soprattutto in questo periodo in clima di Expo, insomma, evidentemente anche queste tematiche vengono contestualizzate anche in un progetto come questo, che tra l'altro Stefani propone una sorta di possibilità di comporre il proprio itinerario in maniera assolutamente personale. Che cosa vuol dire questo, appunto, rispetto a quello che è una vera e propria sorta di museo all'aria aperta, no? Poter per il visitatore costruire un proprio itinerario alla scoperta di una personalità, di un personaggio, di un artista. Vuol dire che, appunto, avvalendosi degli strumenti che abbiamo messo a punto in occasione di questo progetto, possono liberamente vivere la città nei suoi spazi, conoscere Graziosi, ma approfondire anche altri aspetti del nostro patrimonio storico-culturale. Ecco, il Museo Civico d'Arte è stato particolarmente interessato a questa iniziativa e mi preme sottolinearlo perché è prima di tutto un, così come dicevi, come ricordavi, un progetto di valorizzazione certamente di un artista e delle sue opere, ed è un progetto che ha posto al centro la creatività dei più giovani, mettendola in circolo, e anche i visitatori avranno la possibilità di respirare questa atmosfera e di in un qualche modo apprezzare questo particolare approccio, sicuramente più fresco rispetto a quello certo. Tradizionale. A volte noi tendiamo ad essere molto scientifici ed avere un approccio particolarmente filologico. In questo caso c'è stato, però viene veicolato con una modalità che è propria dei giovani, ed è interessante anche perché si ha la possibilità di respirare questa sinergia attiva tra la scuola e il museo, tra gli addetti ai lavori ma anche gli insegnanti e gli studenti, e diventa un modo per questi ragazzi per riappropriarsi del loro patrimonio culturale, diventando i veri protagonisti della valorizzazione. Ecco, questo secondo me è un aspetto importante, e anche chi farà questo itinerario, quindi utilizzerà questa mappa, faccio sì, un po' di pubblicità, qua, sì. Perché c'è un QR code. La possiamo mettere a favore di camera dalla nostra Elena. La mettiamo Elena. A favore di esatto. camera, ecco, eccola perché qui. Appunto c'è un QR code e quindi si possono scaricare contenuti, approfondimenti. Ecco, chi farà questo itinerario avrà la possibilità di godere, di avvalersi di questo approccio inedito e particolare. Assolutamente, proprio su quest'ultimo aspetto, il fatto che un progetto di questo tipo parta dalla scuola, venga veicolato dalla scuola, giustamente parlavamo poco fa anche del ruolo rispetto a quello che sarà il futuro, no? Anche della conservazione delle nostre opere d'arte, della diffusione di una cultura il nostro patrimonio artistico. Il fatto che tutto ciò veda protagonista la scuola ha un grandissimo significato, perché insomma la scuola svolge attraverso anche questi progetti, poi tra l'altro si è anche aggiudicato il primo premio, quindi con anche grande merito, la propria funzione, che è quella proprio di educare, no, i cittadini del domani anche alla bellezza che hanno sotto il naso, no? Certo, ormai direi che il Venturi comunque è specializzato sì. in azioni di questo tipo, direi che è un vero e proprio esercizio di democrazia sì. dare
la città in mano ai ragazzi in questa maniera. La scuola deve uscire da se stessa per vincere, per essere davvero la famosa buona scuola di cui si parla di sì. questi tempi. Noi sono qualche decennio ormai che abbiamo messo in pratica questo discorso di confrontarci con il territorio sì. fuori dalla scuola. In una scuola come il Venturi, in cui la produzione artistica e creativa è determinante, trovo che sia un fatto assolutamente di sinergia che va coltivato ancora di più, con grande sforzo. Con grande sforzo, è vero, con grande impegno dagli insegnanti a tutti gli operatori, insomma, anche culturali, e agli studenti, insomma, che si fanno certo. coinvolgere davvero da queste iniziative. Complimenti, un bellissimo progetto, grazie per avercene parlato e in bocca al lupo per il futuro, grazie soprattutto a voi. Miranda. Grazie.